Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ieri sera, prima di andare a letto, ho preparato la colazione per i bambini. Muffin con cannella e poi vedrete noccioline. Poi ho fatto anche dei waffle per Manuel e Giorgia che erano a casa così potevano fare colazione anche loro. E niente, sono stati contenti, hanno detto che erano molto buoni, in effetti l'aroma di cannella è sempre buonissimo. E niente, quindi adesso che vi ho fatto vedere questo, iniziamo questa giornata. Ci fa vedere che cioccolatino troviamo oggi, 15 dicembre. E che ne so? Cos'è? La sacca di bambù. Wow! Vai, mangia. Poi abbiamo le candele. Oggi è il 15, abbiamo detto. Spaccate tutto, sì, eh? È verde finalmente! L'odore è sempre lo stesso, però invece che rossa. Poi c'è questo qui. Vieni Sabrina. Sabrina, vieni ad aprire questo calendarino. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, che bellissima! Wow! Questo dovevo prenderla via, questo calendario dell'avvento. Con tutte queste molluette. Dai, dividete. Ok. Stacchiamo la casella. Mancano più pochissime caselline. Ho preso anche questo. Bravissima, apriamo Yves Rocher. E oggi è il 15. 15, questo è il 16. E qua? Quello è il 2. Qua, scusa. La vedevo col telefono, ma non. Vediamo. Mamma. Mamma. Evviva il burro cacao, bacche patate, yeah! Un altro. Per me? Un altro. Io non ce l'ho. No? La mia pochette. No, è quello dei lamponi, quello. Benissimo, sono felicissima di questo regalino di oggi. Più tardi, quando arriverà Maurizio, aprirà il suo calendario, anche ieri che non l'ha aperto, e apriranno i bambini mio che oggi c'è il gioco, cioè il regalo. E quello del tè. Allora, vediamo un po' il 15. L'assistente è andata a prendere i compiti. Boh, non lo vedo. Acqua. Sencha. Boh, non lo so, vi farò sapere. Intanto che i bambini fanno i compiti, e volevo farvi vedere com'era adesso la mia caffetteria, perché dopo andremo a decorarla insieme per Natale. E quindi volevo farvi un attimino vedere come erano messi i tavoli, come erano messe le decorazioni e come era messo il pavimento, com'era e un po' tutto quanto. Intanto volevo farvi vedere il gioco. A me piace tantissimo. Certe volte ci gioco un pochettino di più, certe volte un pochettino di meno, però diciamo che mi aiuta a staccare un pochettino la spina, la testa più che altro, da tutto quello che c'è intorno in questo periodo.
Passagli un cubetto, Giada, faglielo mettere a lei che ti sta guardando. Via. Qua. Povera Sabrina. Commutativa e dissociativa, bene. Brava! Questo cos'è? Ma come? Stasera per cena ho preparato una minestra. Ho messo zucca, spinaci, poi c'era un pezzo di bollito che mi aveva dato mia sorella, carote, cipolla e basta. Adesso aspetto ancora un po' che cuocia, poi vado a levare la carne, frullare tutto e facciamo cuocere la pastina. E niente, quindi mangiamo queste cose qui. E adesso Giorgia sta facendo la lezione di hip hop e mentre Sabrina e Gabriele stanno studiando e io adesso vi faccio vedere, tanto che non è che posso fare granché, come decoro la mia caffetteria in My Café per Natale. Oggi apriamo, cioè non apriamo, Maurizio apre due caselline. Ma che le spacco io? 5, 4, 3, 2, 1. La prima è il 14, tengo io. Ah, io. Che c'era il bebè? Che sta prendendo? Vai, allora. Prego, Giada, scarta. Sabrina, tu scarti il prossimo. Questo era già aperto. Chi c'è? Chi c'è? Brina, prego. Avevamo trovato anche. Un po' lì la piccola, non era Dendi. Ma se sono grossi uguale. Ma se ci rimanca un braccio? È Junior senza un braccio. È Junior qua in quella battaglia mi ha preso un coach. Mi sembrava Dendi. Io non ho un braccio perché io nella battaglia non avevo un braccio. Beh, vediamo l'altro. Non ce la fai da qua. Mamma, Dancing. Dancing. Quindi tra un po' ci sarà Riff. Yeah. E abbiamo quello della mamma. È lì, in mezzo alle sopracciglia. Wow. Apro. Adesso aprono quello che gli ho fatto io, aspettate, eh? Forza! Fate vedere a tutti cosa avete trovato questa volta! Porcine! Sì, perché non ne avete ancora trovato, sì. Cos'è? L'altro è quello. Perché apro? Beh, è per stare caldi e non avere freddo. Porcine! Anche tu, forcine! Anche tu, roba per capelli! Leggi. Ah, quindi la maggior parte loro forcine, elastici per i capelli, anche Giadina, forcine e questi elastici un po' così, nichi. E Giorgia invece? Non è tutto stato rosa. Detergente scrub e anti. Ce lo fai vedere? Questo che adesso si va ad unire ad un'altra cosa, adesso te la do, eh. E insieme c'è anche questo, che però queste due cose dentro i sacchetti non ci stavano. E quindi lì c'è la spugna cognac purificante da passare quando ti passi, penso la crema, non ho ancora ben capito. Lì invece c'è la roba che stavo piegando, ma poi Giorgia ha fatto la lezione di pop e quindi mi sono dovuta fermare. E adesso finalmente vi faccio vedere che ho... decorato la caffetteria. Ho messo un pochettino velocizzato perché sennò veniva veramente un video super super eterno. E però vi faccio vedere così velocemente come sono andata a fare e come ho cambiato e più o meno dove ho messo la roba. E poi in fondo vi farò una bella panoramica di tutte le decorazioni che ho appeso. Mi manca il muro perché purtroppo
non ce l'ho più la carta da parati natalizia, non so dove sia finita. E le decorazioni natalizie non le hanno ancora messe quest'anno nello shop per andare a comprare, quindi... Allora, ho iniziato appendendo questa serie di calze sulla sinistra, poi andando avanti lì non ho aggiunto niente, se non in fondo ci sono delle stelline e dei fiocchi di neve, solamente che appunto la carta è chiara quindi non si vedono, dei fiocchi di neve azzurri, altre stelline bianche, una stella gigante sopra il camino che è fantastico, che ha candele, pacchi regalo, cioè proprio bellissimo, l'albero di Natale davanti alla finestra decorata, un albero un po' più piccolo, poi due stelle di Natale nella zona ristorante, e con sopra ogni tavolo dei centrotavola, e poi un alberello più piccolo qui vicino a espositori del cibo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3, come on!